Benvenuti cari amici alla conferenza numero 805 a cura della comunità politica ed umana della CAP Cardinus Cattolica del Sacro Cuore in Milano. Prima di iniziare alcuni avvisi. Le conferenze proseguono regolarmente, proseguiranno regolarmente anche nelle prossime settimane. La 806 sarà uno speciale alla Barda a cura di Lorenzo Roselli e mia, dedicata alla musica, il rapporto tra musica e fede, da Suor Sorriso a Fra Metallo passando verso il Christian Metal, e sarà una alabarda che sarà registrata qua nei prossimi giorni. E poi ci sarà un'interessante conferenza del carissimo Alberto Spataro, dottor Alberto Spataro, con Roselli sull'immagine del film Matrix come chiave di lettura delle azioni del tradizionalismo cattolico. E questa è la conferenza numero 807. So che è in procinto una conferenza su Dollfuss a cura di Roselli, ma non so se verrà realizzata oppure no, perché abbiamo molti problemi logistici per l'ultima settimana a cavallo tra luglio e agosto, e con quella chiuderemo l'anno lavorativo delle conferenze della CAP. Speriamo di riuscire a farlo in maniera proficua ed efficace. Ricordo che l'altro giorno al presidio è stata tenuta la conferenza numero 800 della CAP, che abbiamo tenuto già successivamente rispetto alla cadenza numerica per onorare questo traguardo. È stata una conferenza tenuta da me, da Lorenzo Roselli, e moderata da Alessio Toniolo, dedicata alla militanza universitaria nell'epoca del totalitarismo democratico. È stata una cosa molto bella che siamo stati contenti di tenere davanti al pubblico del presidio di Milano in Piazza Spromonte, molto motivato e molto attento, malgrado la calura, direi, asfissiante. Anche oggi un po' di calura, ma il dottor Silvio Andreucci è tornato indomito, indefesso. Buonasera a tutti. Inesorabile e privo di qualunque flessione nelle fatiche, malgrado siamo in pieno luglio, a tenere una conferenza presso di noi, la numero 805, il cui titolo è Dio nella creatura e la visione del peccato nell'opera di Matthias Joseph Scheben, 1835-1888. È un tema completamente inusitato che il dottor Andreucci ha deciso di proporci, che ben volentieri abbiamo accettato. Ricordo che le conferenze proseguiranno regolarmente fino alla chiusura della Cattolica, come ho detto prima, e vedremo poi se riusciremo a fare qualcosa in virtuale durante il mese di agosto, perché, come ben sapete, dal 2 agosto 2024 l'Università Cattolica sarà chiusa ermeticamente, e quindi per almeno 3 settimane non ci sarà nessun tipo di attività pubblica da parte della comunità antagonista padana. Ora, senza ulteriori indugio, cedo parola e microfono per la conferenza numero 805 al dottor Silvio Andreucci. Buonasera a tutti, cari amici. Prima di introdurre la conferenza di oggi, un invito a pregare costantemente per il caro amico Simone Gambini, e comunque per fortuna mi è giunta notizia che le sue condizioni di salute sarebbero migliorate. Dio grazie. Disaminiamo dunque alcuni aspetti dell'opera del teologo mistico ottocentesco Matthias Joseph Scheben, menzionando innanzitutto alcune sue opere: Handbook of Catholic Dogmatics del 1862, Nature and Grace, The Glories of the Divine Grace, The Mysteries of Christianity, e da questa opera ho segnatamente attinto per il presente lavoro. Ed è un'opera che disamina infatti i grandi misteri del cristianesimo, tra cui la Trinità, l'incarnazione, la redenzione, la deificazione, la santa eucaristia, disaminandone nel contempo l'interdipendenza. Abbiamo la traduzione italiana del testo definitivo, pubblicata nel 1963 e curata dal padre Norcenso Gorlani, il cui lavoro meritorio consiste appunto nel adoperarsi ad aggiornare le note e soprattutto la precedente edizione critica curata da Luffer.
Matthias Joseph Scheben è teologo trecentesco di grande spessore, eppure così fuori dai riflettori non solo del mondo cattolico modernista contemporaneo, ma anche del cattolicesimo tradizionale. Studiò teologia e filosofia presso l'Università Gregoriana, al seguito di teologi appartenenti alla Compagnia di Gesù, fra cui menzioniamo Giovanni Perrone e Carlo Pazzaglia. Dal 1860 al 1875 insegnò invece teologia dogmatica presso il seminario diocesiano di Colonia. Matthias Joseph Scheben va altresì ricordato per la costante e pedissequa fedeltà alle fonti patristiche e per la sua apologia dell'infallibilità pontificia contro le tesi del Dollinger e del von Schult. Nel terzo capitolo, il mistero di Dio nella creazione primitiva, viene citato Gregorio di Nissa. Il mistero di Dio nella creatura non è la creatura in quanto tale, ma la comunicazione della natura divina in essa. Per quanto il bene divino oltrepassi tutti i nostri concetti, ne fummo già partecipi, e il bene umano può quindi assimilarsi a quello divino nella misura in cui la volontà umana assuma il bene divino stesso a bene supremo. Viene dallo Scheben respinto in maniera risoluta all'ingenuo ottimismo della teologia razionalista, in cui sono anche risumate le eretiche dottrine di Baio, secondo cui la sublimazio ed esaltazio della natura umana sarebbe dovuta a una primitiva perfezione, quindi andrebbe definita una condizione naturale, e la grazia soprannaturale sarebbe semplicemente una cornice. Ricordiamo le tesi di Baio anche perché d'altronde non pochi cattolici di quel tempo le avevano ereticamente abbracciate. D'altronde, teniamo sempre presente che la temperie tra fine 800 e inizio 900 sarà caratterizzata dall'incipiente modernismo teologico, dalla prima temperie del modernismo teologico. Un'impostazione teologica, quella dello Scheben, ben differente da quella di Blaise Pascal, il quale, facendo leva sulla compresenza dicotomica fra grandezza e miseria nell'uomo, aveva provato a legittimare la via della fede cristiana per l'uomo moderno. In realtà, l'apologetica pascaliana aveva mostrato piuttosto di avere le armi spuntate, nella misura in cui non aveva potuto arrestare comunque il processo di secolarizzazione. Sì, da sollevare presso taluni il dubbio se la sua apologetica abbia più contribuito a convertire o più contribuito a rafforzare il dubbio scettico. Sono considerazioni del compianto Augusto Del Noce nel problema dell'ateismo, opera che già qualche volta abbiamo menzionato. Dio, il più grande mistero del cristianesimo, pur si è fatto visibile attraverso le sue opere. Non c'è dato di conoscere Dio in sé, ma si è dato di conoscerlo attraverso la bellezza del creato. È una visione che dice chiaro riferimento alla tomistica via ex contingentia, che a partire dalla constatazione di una bellezza posseduta sia pur in maniera imperfetta dall'ente creato contingente, risale poi al bello in sé, al bene in sé, al vero in sé, posseduto da l'ipsus esse sussistente, che, o meglio,
l'ipsus est subsistens, che non possiede la verità, il bene e la bellezza, ma il bene stesso, è il vero stesso, è la bellezza in sé. Sono altresì presenti evidenti accenti all'agostinismo medievale, che aveva cristianizzato Platone a condizione di negare sussistenza autonoma all'idea del bene in sé e di sussumerla quindi in Dio. Pure le opere di Dio non si possono decifrare in profondità, ma solo in superficie. Scrutiamo gli accidenti, non il loro intrinseco fondamento. Scrutiamo gli effetti, prosegue lo Scheben, e non già le cause. Qui giungiamo per induzione. Pure, se ci è dato di conoscere, sia pure imperfettamente, Dio, attraverso le manifestazioni della divina bellezza, attraverso le sue partecipazioni nel mondo creato, il mistero vero e proprio del mondo creato è talmente sublime che la sua apprensione non è possibile da parte dell'uomo naturale. Esso infatti trascende anche la più intima essenza degli enti. Quando anche la ragione naturale diventasse l'essenza intima delle creature, sostiene Scheben, non avrebbe fatto neanche un passo avanti per svelare il mistero di Dio, come il mistero di Dio alberghi nella creatura. Non è possibile dunque conoscere la natura divina in sé di Dio, come non è possibile neanche l'apprensione del mistero della Trinità, che secondo Scheben trascende la natura divina stessa, nel senso che, a differenza di quest'ultima, a differenza della natura divina stessa, il mistero della Trinità proprio non si manifesta, nel senso che Dio lo possiamo conoscere attraverso le sue opere, attraverso la bellezza del creato, la bellezza seppur imperfetta, ma il mistero della Trinità è proprio una verità del tutto trascendente rispetto al lume della ragione naturale, non si manifesta. Scheben insiste poi sulla distinzione reale tra naturale e soprannaturale nella creatura. Il soprannaturale non è né coessenziale alla natura umana, né tantomeno posseduto da essa in maniera dovuta e necessaria, ma si tratta di un'aggiunta della grazia alla natura come una realtà nuova di ordine superiore. Nel creato troviamo due regni, due mondi. Uno è, diciamo, edificato sull'altro, il mondo naturale edificato sul mondo, il mondo soprannaturale edificato sul mondo naturale. Se il mondo naturale stesso è inattingibile nella sua profondità dalla sola ragione naturale, tutto quello che è ambito del soprannaturale è persino imperscrutabile e misterioso. Vi sono nel creato opere divine di due specie distinte, quelle visibili per l'occhio sensibile o per quello spirituale, le cosiddette opere naturali, e quelle impenetrabili da entrambi gli occhi, le cosiddette opere soprannaturali. Le opere naturali sono conoscibili in superficie, non in profondità. Invece, le opere soprannaturali ci vengono fatte conoscere da Dio solo esclusivamente attraverso la grazia soprannaturale. È impossibile la loro apprensione attraverso il semplice lume della ragione naturale. Non di meno, una volta che le opere soprannaturali ci sono state rivelate, esse ci mostrano la gloria di Dio in misura ben maggiore delle opere naturali. Dunque, contro i sistemi eretici
che negano la possibilità dei miracoli, Scheben sostiene che Dio non produce una sola specie di opere, quelle naturali, ma altresì le opere soprannaturali. Ma l'intera creazione è forse oggetto di mistero? Ecco, vediamo adesso a questo punto molto importante. In verità Scheben discerne due livelli, quello della creazione e quello dell'elevazione del creato, segnatamente dell'uomo, alla partecipazione della natura divina. Sono due piani distinti, non possono essere confusi. Come asserire che la dipendenza creaturale e il mistero soprannaturale è specificamente cristiano? Il primo livello, quello della creazione, è una verità naturale, la cui prensione è possibile da parte della ragione naturale, a condizione che non sia abbandonata a se stessa. I filosofi pagani, in vero, si erano arrestati alla dipendenza del finito dall'assoluto quanto all'esse, non pervenendo quindi alla dipendenza quanto all'esistere, e non pervenendo quindi alla verità della creazione dal nulla. Invece, secondo la dottrina cristiana, Dio non fornisce alla creatura soltanto l'essere, ma tutto ciò che è indispensabile al perseguimento del proprio fine, quindi l'esistere. Quindi l'ente contingente è dipendente dall'ente divino necessario, non solo quanto all'essere, ma altresì quanto all'esistenza, l'esistere. Vi è poi, da tenere distinta, come dicevo poc'anzi, dalla prima, da non confondere, vi è poi un'altra operazione divina distinta dalla creazione, in qualche modo una sorta di seconda creazione che eleva, sublima la creatura comunicandole la natura divina. Questa operazione divina rientra nell'ambito del mistero soprannaturale, tanto più che la comunicazione della natura divina è un fatto necessario per Gesù Cristo, ma niente affatto necessario per tutti gli altri uomini. Comunicando la natura divina all'umanità tramite la grazia, Dio manifesta un eccezionale e specialissimo atto di amore e di benevolenza che innalza la creatura al di sopra di se stessa tramite la partecipazione alla natura divina. Ma è un avvenimento che oltrepassa la possibilità di prensione della ragione naturale. Appartiene al mistero tout court. Invece, la creazione non rientra nell'ambito del mistero soprannaturale, è un fatto la cui prensione è possibile da parte della ragione naturale, a meno che essa non sia obnubilata dalle passioni sensibili e quindi se ne disinteressi per cattiva volontà. Ben si evince che lo Scheben prenda le distanze sia dal fideismo che dal razionalismo teologico umanista. Qualora la ragione naturale sia nella condizione e possibilità della prensione della verità, è legittimo e doveroso che vi si impegni. E d'altronde, una ragione pigra, ingabbiata nelle passioni sensibili, nonché dispensarsi dall'interesse per le verità soprannaturali, altresì sarà disinteressata a comprendere il fondamento dei fatti naturali. Figuriamoci se poi avrebbe l'ardire di tentare di penetrare qualcosa intorno alle verità soprannaturali. Quindi il mistero di Dio nel creato non è la creatura stessa, dacché la dipendenza creaturale dell'ente finito contingente dall'ente divino necessario è accessibile comunque alla ragione naturale non confusa. Verità soprannaturale quindi non accessibile al lume della ragione naturale è quella sorta di seconda creazione che consiste nella comunicazione del divino al creato. Il peccato, secondo lo Scheben,
consiste nella reazione di un mistero malvagio che si è opposto al mistero divino, inteso come opera soprannaturale compiuta da Dio. Entrambi i due opposti misteri trascendono il lume della ragione naturale. Il tema del peccato è ovviamente imprescindibile per un'autentica teologia morale cristiana, eppure sappiamo bene come questo tema sia stato trattato spesso con atteggiamento superficiale e di sufficienza da parte del modernismo cattolico in generale. Pur il disconoscimento e la negazione del peccato originale e del peccato in genere è stato appannaggio di gran parte delle forme del pensiero filosofico moderno, sia nella sua veste razionalista che in quella irrazionalista. Il deismo illuminista, che concepisce l'esistenza umana esclusivamente sotto l'aspetto biologico e concepiva Dio esclusivamente come causa efficiente, il deismo illuminista ha dimostrato assoluta noncuranza del tema del peccato. Martin Lutero, che è partito da un'esasperazione del peccato e della perdizione, e tuttavia non bisogna essere, diciamo, spontaneamente tragici verso questa posizione luterana, che in realtà può rovesciarsi nel suo opposto più facilmente di quanto non si pensi. Basta pensare al suo pecca fortitus et crede fortius. Calvino, che ha esasperato il tema del peccato, ma anche in questo caso l'etica dei paesi scandinavi, in generale l'etica dei paesi di matrice protestante, dimostra diciamo una controversa coesistenza tra fideismo e il permissivismo, il lassismo morale più sfrenato. A partire poi da Rousseau e dalla sua sostituzione della politica alla teologia quale via escatologica dell'umanità, la responsabilità collettiva ha di fatto sostituito il peccato individuale. Hegel, che esalta anzi la ribellione primitiva, la ribellione primitiva di Adamo come atto di emancipazione dell'umano dal divino. Schopenhauer, che praticamente identifica la condizione di peccato con la condizione dell'intera esistenza. Tornando a Scheben, dopo questo breve excursus, egli definisce il peccato come un mistero assolutamente sui generis, che consiste nell'annientamento del bene e del vero, nell'abbandono dell'opera buona che Dio aveva fatto, nel disordine alla fine di ogni ordine. Ma in quale accezione il peccato può definirsi mistero? Evidentemente, osserva Scheben, non nel senso vero e proprio della natura. Mistero dice infatti riferimento al soprannaturale, quando invece il peccato non è che l'abiezione della natura stessa. Può essere dunque il peccato mistero non già in senso assoluto, ma secondo un quid,
Può essere mistero e peccato nel senso di privazio, di un habitus, quello della bontà e della giustizia. Dal momento che, come sostenevano alcuni filosofi greci, un habitus e la sua privazio appartengono allo stesso genere. Ecco, il peccato potrebbe essere mistero in questo senso, nel senso che il peccato è la negazio di un habitus, precisamente quello della integrità e della caritas. Mette poi conto di osservare qui, nell'idea di peccato dello Scheben, una visione che aveva permeato senz'altro Sant'Agostino, ma anche un po' tutto il filone dell'agostinismo medievale. Il male come negazione dell'idea del bene, tanto più che il peccato non ha una vera e propria causa, ma piuttosto diremo una non causa, una causa deficiens. Il peccato è essenzialmente privazione di luce, tenebra. Il peccato, per quanto possa comunque essere oggetto della filosofia e della ragione naturale, costituisce un mistero uguale e opposto, nel suo carattere di malvagità, alla luce soprannaturale. Il peccato ancora distrugge un ordine soprannaturale misterioso. Gran parte dei teologi poi trattano il peccato originario come una conseguenza della trasgressione compiuta da Adamo nei confronti della giustizia primitiva. Questo approccio è un po' limitativo, questo approccio è un po' riduttivo, secondo lo Scheben, nel senso che in questo modo si precludono la possibilità di esaminare in maniera più specifica quale posizione occupa il peccato nell'ordine soprannaturale. Lo Scheben approfondisce un po' il discorso, perché secondo lo Scheben la colpa adamitica non sarebbe che un aspetto, un momento particolare di quel mysterium iniquitatis che si profuse dal cielo in terra. In questo modo il carattere misteriale del peccato non dice semplicemente riferimento all'infrazione adamitica, ma piuttosto il nesso tra il mistero iniquitatis, che comunque preesiste alla colpa adamitica, e il genere umano. Il peccato è essenzialmente rivolta contro Dio, rifiuto della sottomissione e dell'amore a Dio dovuti. Una rivolta non tanto paragonabile a quella di un servo verso il suo padrone, ma quella ben peggiore di un figlio verso il proprio padre. Questo è lo stato di peccato. Lo stato di peccato inibisce l'inclinazione insita nella creatura verso la bontà e la giustizia, eliminando la santità dell'anima. Pur è dopo fare una distinzione tra la violazione che il peccato compie rispetto all'ordine naturale e la violazione rispetto a quello soprannaturale. Infatti, nell'ambito dell'ordine naturale, il peccato disinibisce certamente la naturale inclinazione al bene e alla giustizia insita nella natura umana, nella misura in cui la volontà traviata, mal consigliata, entra in contraddizione con questa tendenza naturale buona per natura. Ma questa tendenza naturale comunque rimarrà e il peccato non potrà distruggerla, ma soltanto contraddirla, soltanto entrare in contraddizione in essa. Quindi il peccato non distrugge la tendenza naturale al bene. Invece, nell'ambito dell'ordine soprannaturale, il peccato ha conseguenze più deleterie, dal momento che il peccato, segnatamente il peccato grave e mortale, entra in assoluta contraddizione con la santità, cioè con la luce divina, e la santità non appartiene, come messo precedentemente in rilievo, alla natura creaturale in senso essenziale e necessario. Il peccato ha qui l'effetto non solo di contraddire la santità stessa, ma di eliminarla, di annichilarla. In particolare,
per ogni peccato grave. Va perduto l'habitus dell'amore teologico, la caritas, perché tutti i peccati gravi si oppongono all'amore verso Dio. La virtù soprannaturale, cioè la disposizione all'amore verso Dio, viene sradicata, almeno finché si rimane nello stato di peccato. Le altre due virtù teologali, la fede e la speranza, si perdono il quanto il peccato è una vera e propria rivolta contro di esse. Addiveniamo ora ad alcune conclusioni. Invano potremmo attenderci dallo Sheben una catechesi volta alla conversione, all'illuminazione dei non credenti. La sua impostazione teologica, come già accennato, diciamo, all'avvio della conferenza, è ben differente da quella pascaliana, a differenza del Pascal, che è interessato alla via della fede, che assume come presupposti la dicotomia fra grandezza e miseria della natura umana creaturale, come poli opposti dicenti rispettivamente riferimento ai dogmi della caduta e della redenzione, e che infine, diciamolo chiaramente, Pascal non oltrepassa le vie maestre dell'esperienza del pensiero, quali fondamenti della ragionevolezza della conversione. Sheben invece rimane pedissequamente fedele ai dottori e ai padri della Chiesa. Per intenderci, Sheben non esce dal perimetro degli oggetti della fede e dalla loro disamina, rivolgendosi non già a coloro che intendano intraprendere un cammino di fede, bensì a coloro che la fede cristiana l'hanno già incontrata e vorrebbero, diciamo, ulteriormente disaminare, approfondire gli oggetti della fede. Sheben rimane entro il perimetro degli oggetti della fede. Su di un possibile dialogo ecumenico tra credenti e non credenti, sulla base della comune accettazione di un pari, cioè di un complesso di leggi naturali e morali condivise, Sheben ha delle forti riserve e peraltro prende decisamente le distanze dal naturalismo moralista. Disquisire ad esempio con i credenti su misteri soprannaturali come il peccato non produrrebbe, secondo Sheben, alcun frutto, nella misura in cui l'accostamento e la trattazione di essi, di questi misteri, richiede l'accoglimento del lume soprannaturale. Non accetta nemmeno la posizione di quei teologi che fanno consistere esclusivamente il peccato originale nella privazione della santità, ovvero della grazia e della santità. Caritas, che peraltro Sheben distingue dalla grazia, entrando in polemica con alcuni scottisti. Per intenderci, il peccato è eliminazione sia dell'integrità da una parte che della grazia e della carità dall'altra. Quindi coloro che, come i giansenisti, ripongono unilateralmente ed esclusivamente il peccato originale nella concupiscenza, vedendo quindi nella giustizia originale solo l'integrità, per cui la caduta originale priverebbe Adamo e la sua discendenza solo dell'integrità e non della caritas, coloro che la vedono come giansenisti affrontano, diciamo, la questione in maniera un po' unilaterale e superficiale. Per contro, non si può nemmeno sostenere che il peccato originale abolisca la grazia ma non l'integrità. Insomma, abolisce entrambi. Io, cari amici, vi ringrazio per la vostra attenzione e per essere anche questa volta accorsi numerosi.
Io ringrazio vivamente il dottor Andreucci per questa conferenza veramente molto interessante, che tocca dei temi delicatissimi che hanno spesso diviso gli stessi cattolici nel corso della storia, no? Grazia, peccato originale, insomma, tutte le polemiche tra giansenisti e pascaliani, insomma, per quanto i giansenisti poi non siano più diventati cattolici, non siano più rimasti cattolici, è un tema molto interessante. Quindi vi ringrazio vivamente di averla ascoltata e spero che anche voi tra il pubblico l'abbiate gradita. Come sapete, chi studia queste materie così delicate guarda sempre alla sostanza filosofica e teologica delle cose, più che ai nomi e alla loro pronuncia. Quindi se vi fosse capitato di udire qualche nome tedesco pronunciato non in maniera perfetta, abbiateci per scusati, perché a noi importa di più la sostanza, abbiamo un'ottica sostanzialista nel gestire queste conferenze. Sono temi molto interessanti e credo che approfondiremo ancora ulteriormente questi temi col dottor Andreucci in prossime e fauste occasioni. E lo ringraziamo di aver portato la sua energia di studio anche nelle estreme propaggini di questo accaldatissimo luglio 2024. Quello che avete avuto l'avventura di ascoltare era la conferenza numero 805 a cura della comunità politica ed umana della CAPCA, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in Milano. L'appuntamento alle prossime settimane e buona continuazione di questa estate 2024, carica di incognite, ma carica come sempre della certezza della vittoria finale del cattolicesimo romano. Grazie a tutti.